La consulta delle associazioni scende in campo per velocizzare la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus. Il presidente Vincenzo Logozzo ha dato notizia di un nuovo servizio che sarà effettuato da tutte le associazioni di Gioiosa per aiutare coloro che hanno difficoltà o per carenza di conoscenze tecnologiche o per la mancanza degli strumenti necessari a registrarsi sulla piattaforma ministeriale dedicata ai vaccini. Visto il particolare momento che stiamo vivendo, spiega Logozzo, e le numerose difficoltà denunciate dalla cittadinanza nelle prenotazioni dei vaccini, abbiamo deciso di aiutare coloro che sono più in difficoltà. Mi riferisco in particolare agli anziani, molti dei quali non hanno una connessione o i dispositivi da usare, semplicemente non riescono a portare a termine l'iter previsto. Spesso queste sono persone sole che non hanno nessuno che li possa aiutare e rischiano quindi di non riuscire a vaccinarsi, pur avendone diritto. Per ovviare a tutte queste problematiche, ho chiesto ai referenti delle varie associazioni di iniziare a fare un piccolo censimento su chi siano queste persone, farsi dare i dati necessari alla registrazione, mandarli a me che provvederò ad inserirli sul portale prenotandoli. Come ho avuto modo di spiegare nei giorni scorsi, conclude Vincenzo Logozzo, la piattaforma utilizzata in questo momento balbetta, ma come da assicurazioni ricevute dal responsabile del centro vaccinale di Siderno, il dottor Pasquale Mesiti, entro fine settimana dovrebbero essere risolti i problemi e il sistema dovrebbe andare a regime. La problematica principale è che non tutti gli assistiti sono presenti sulla piattaforma, per cui chi non è inserito non può avere accesso alla prenotazione. Speriamo nei prossimi giorni di poter dare buone notizie in questo senso, perché se non si risolvono queste cose, il nostro lavoro non può andare ancora avanti.